buonasera a tutti. Cominciare nel migliore dei modi ricordando il maestro Federico Fellini con due film straordinari, 8 e mezzo e Amarcord, musiche di Nino Rota, in questa terza giornata del festival dedicato al talk show e con gli amici dell'associazione Concerto Bandistico Santa Cecilia di Castellabate. Buonasera ragazzi, grazie per essere qui. Grazie al maestro Leo Capezzuto, eccoli qua, guardate, 33 musicisti che hanno e stanno supportando il Festival del Cinema di Castellabate in questa straordinaria esibizione. Infatti questa sera eseguiranno musiche da film. Buonasera a Osvaldo Buonasera. Capezzuto, che è il segretario dell'associazione, e con lui cercheremo insomma di conoscere maggiormente questa straordinaria storia, una storia che dura da 173 anni, pensate, un'associazione storica. E quindi Osvaldo, davvero ti sono grato a te e a tutti quanti i ragazzi, al maestro, per essere qui, grazie. Io ringrazio Cilento Channel che ci dà questa bellissima opportunità di presentare la nostra banda, la nostra associazione. Ringrazio tutti gli amici che sono tantissimi, che sono affezionati al nostro concerto, i tanti che ci stimano, che ci scrivono, che condividono con noi i programmi musicali che noi svolgiamo. E un ringraziamento ai genitori dei ragazzi che danno fiducia a noi associazione della loro attività musicale, che li spingono, li spronano a fare musica. E allora noi partiamo questa sera da molto lontano, pensate, dal 1848, quando un gruppo di amici, suppongo, insomma, si mettono in testa di creare questa banda storica. No, la verità, ecco, è diciamo che la verità. Storicamente la banda, come dicono le carte, diciamo, da una nostra ricerca storica, la banda è sorta come una filarmonica per programmare inni e canti patriottici legati alle musiche di Garibaldi, eccetera. E l'interprete, diciamo, l'organizzatore di questa filarmonica era maestro Petruzzelli, che si trovava qui a Castellabate come esiliato politico. Quindi allestì praticamente questa orchestra, questi contadini dell'epoca, li riunì praticamente e iniziò a fare loro lezioni di musica. E di lì, diciamo, è partito poi tutto, man mano, durante gli anni, si è organizzata, si è sviluppata attraverso vari maestri, e quindi fino a diventare negli anni 20, negli anni 30, una realtà territoriale del Cilento vera e propria, per arrivare poi, diciamo, ai massimi splendori negli anni 50-60 con un organico, proprio una banda da giro, che ha percorso un po' tutta l'Italia del Sud, quindi portando il nome di Castellabate un po' in tutti i posti, in tutti i luoghi. Noi abbiamo solo, dobbiamo dire solo grazie a queste persone che ci hanno tramandato questa bellissima tradizione musicale. Assolutamente sì, anzi ne approfitto pure per salutare il presidente dell'associazione. Certo, il presidente, il professore Manganiello, che è stato lui sotto certi aspetti negli anni 80 un diplomato, è venuto qui praticamente a svolgere il suo ruolo di docente a Castellabate, e di pomeriggio si dedicava il suo tempo praticamente. Era il maestro unico, cioè lui insegnava sia i clarinetti, sia i sax, sia le trombe, un po' tutti gli strumenti. E portando un organico negli anni 90 fino a 35-40 persone, un sacco di ragazzi, quasi tutti giovani del posto. Chiaramente anche in questo caso dobbiamo ricordare, e non ne posso fare almeno, i tanti musicisti, ex musicisti praticamente, che dagli anni 80 agli anni 90 hanno fatto parte del nostro gruppo. Mi riferisco al Cavaliere Ambrosano, a Raffaele Guida, a Antonio Capezzuto, non vorrei dimenticare nessuno, tanti altri che sono stati di esempio a noi che eravamo all'epoca dei giovani, e poi man mano, insomma, abbiamo proseguito. Molto bene, allora maestro Leo Capezzuto, andiamo avanti con la musica, lasciamo parlare la musica adesso, certo. Perché a noi piaceva, insomma, raccontare brevemente degli aneddoti, soprattutto da quando è nata la banda, soprattutto dobbiamo ascoltare loro. Adesso è la
scelta di Ennio Morricone. Prego, maestro. Thank you.
Maestro Leo Capezzuto, prego, raggiungimi sul palco, così adesso conosciamo anche il maestro. Tanti lo conoscono già. Un applauso al maestro Leo Capezzuto. Buonasera. Allora, adesso invece con lui, dopo aver raccontato, insomma, la storia del concerto bandistico Santa Cecilia di Castellabate, parliamo delle attività, maestro. So che, insomma, avete ricevuto una serie di premi nazionali, siete patrimonio anche, no, dell'umanità. Sì, sì, come associazione chiaramente culturale, quindi patrimonio storico italiano chiaramente. Partiamo chiaramente dal basso, cioè noi la prima cosa facciamo lezioni ai ragazzi, ai bambini, partiamo dai bambini di 10 anni, quindi abbiamo una scuola di musica dell'associazione, insieme al comune di Castellabate abbiamo pensato di quindi istituzionalizzarla e renderla quindi un punto di riferimento per tutto il comune e oltre. E quindi abbiamo così costituito qualche anno fa, sono almeno 10 anni, la scuola civica di musica del comune di Castellabate, che è affidata alla nostra associazione. Partiamo con le lezioni dai bambini con la propedeutica musicale, con bambini di età prescolare, e continuando fino a dei ragazzi, diciamo, che molti di loro fanno parte quindi anche della banda senior, diciamo, della banda principale. C'è posto anche per me, io ho 50 anni. Sì, sì, possiamo, facciamo lezioni anche ai senior. Bene, bene. Questa è un'informazione importante. Volevo subito portare l'attenzione anche sull'identità dell'associazione, ovvero c'è un sito internet, facciamo pubblicità? Sì, c'è il sito bandacastellabate.it, poi abbiamo la pagina Facebook, siamo vecchi forse, la pagina Facebook non si usa tanto forse. Instagram forse, è vero? Per i giovani, ragazzi, no? Instagram, TikTok ancora no, dobbiamo fare. Qual è il musicista più giovane? Ecco, da dove partiamo? Un'età proprio... Chi è il più giovane di voi, ragazzi? Forse lui. Giuliano. Giuliana? Giuliano. Giuliano, quanti anni hai? 15 anni. Però ce ne stanno 3 o 4 che sono più o meno 15-16 anni, no? Come possiamo vedere, una formazione abbastanza... è giovanile, diciamo, abbastanza giovanile. Per poi arrivare al più anziano, lì in fondo, sto scherzando. No. Chi è? Giovanni, si sei nasconde, tu? Si nasconde Giovanni? Franco. Complimenti. C'è qualche veterano, loro suonano dai primi anni 80, 70 addirittura, fine anni 70? Dai primi anni 70 fino ad oggi, quindi sono quasi 50 anni che sono nati in band, Facciamo le nozze d'oro fra qualche anno. Leo, permettimi, ti do del tu perché sono abituato, insomma, io poi non sono un giornalista, diciamo, nel dettaglio, a me piace poi la cosa non formale. Volevo chiederti, ma per quanto riguarda i premi che avete ricevuto, ne avete ricevuto tantissimi. Sì, oltre alla menzione che hai detto, poi abbiamo avuto anche il Giglio d'Oro per la prima edizione del Giglio d'Oro, abbiamo avuto come associazionismo, quindi il premio. Anche a livello nazionale? Anche a livello nazionale, negli anni 60, nei concorsi nazionali per banda da giro, ebbero molti premi, anche negli anni 90, vero? A Firenze, a Roma siamo andati con ottimi risultati. Castellabate è una, come dicevamo, la città della musica, no? Sì. Perché se partiamo dal 48. Ti è piaciuto il titolo? The City of Music. Ma in inglese non tanto, però vabbè. Però sai, il festival deve aprire. The City of Music, no, hai ragione. No, pure perché abbiamo già qualche ospite internazionale dal Canada, già è arrivato, autore naturalmente cinematografico, avremo newyorkesi, avremo belgi e spagnoli, quindi insomma la serata... No, hai e quindi linguaggio internazionale, però per dire che è molto radicata, quindi è molto territoriale, però già dal 48... Partendo proprio dal 48, c'è una curiosità. Diciamolo avuto... però, 1848, no? 1848. Cioè, non qualche tempo fa. Proprio
per il prete dell'epoca, Monsignor Don Alfonso Maria Farina, ricercando negli archivi comunali negli archivi della Basilica. Qua abbiamo degli archivi. Emilio, dove arriviamo? Al 1600 con gli archivi? Abbiamo degli archivi in chiesa che arrivano al 1500, nascita, vero, certificati di nascita e di morte, tutti ci stanno. Che bello. E quindi, facendo una ricerca, era un appassionato storico, in questi archivi trovò nel 1859 una certa Irene Leoncavallo, nata e morta nello stesso giorno, purtroppo, e questo prete fu subito incuriosito da questo cognome Leoncavallo. Genitori Vincenzo Leoncavallo, giudice, e quindi facendo una ricerca si è capito che quella Irene Leoncavallo non era altro che una sorella di Ruggiero Leoncavallo, nata e morta a Castellabate, quindi Leoncavallo è del 57, quindi significa che due anni Leoncavallo era a Castellabate, quindi Ruggero Leoncavallo, il compositore dell'opera Pagliacci, tra le altre, quindi vissuto da bambino chiaramente a Castellabate. Che bella, e quindi la storia parte veramente, ci sono stati dei personaggi musicali importanti. Poi negli anni, come diceva anche Osvaldo, ci sono stati dei maestri importanti, i fratelli Lo Schiavo, ricordiamo Flicornino, Flicornini, che hanno girato l'intera Italia nelle orchestre dell'Opera di Roma e tante altre. Abbiamo avuto un grande cornista, Carlo Agresti, abbiamo avuto molti componenti della banda che hanno fatto parte delle bande ministeriali, banda della polizia, banda dell'esercito, della finanza. E quindi negli anni ci sono stati veramente degli ottimi musicisti. Ancora oggi abbiamo, non sono tutti qui, abbiamo sfornato. Molto spesso partiamo dal basso, dalla propedeutica, li portiamo anche al compimento del diploma di conservatorio, laurea oggi. E quindi molti di loro sono o laureandi o frequentano il liceo musicale. Abbiamo per esempio Pierluigi Capezzuto, che gira i teatri di tutto il mondo con il clarinetto, che è il figlio di Osvaldo. Dove Pierluigi? Non lo vedo. Non c'è oggi, oggi. Sarà in giro, sempre... suonata alla Scala di Milano, all'Opera di Roma, cioè, quindi è veramente una bella realtà. Una realtà che sforna anche dei buoni talenti. Molto bene, allora Leo io ti congedo, così continuiamo ad ascoltare la buona musica, nel frattempo Osvaldo, nel frattempo il maestro si prepara, ritorna con noi e... È una soddisfazione enorme, soprattutto perché portate avanti un discorso culturale che sicuramente ci riempie il cuore. Effettivamente la più grande soddisfazione è proprio questa, vedere questi ragazzi che riescono, ecco, attraverso la banda a raggiungere quei traguardi che essi meritano, il sacrificio, perché ci sono i sacrifici dei genitori e i sacrifici anche loro, quindi che li fa volare. Noi come associazione, un po' come diceva Bosso, noi gli diamo la possibilità. Ecco, noi abbiamo una scuola civica di musica, non è che noi pretendiamo che i ragazzi escano tutti maestri, però noi gli diamo la possibilità. Cioè loro fanno musica, poi se vogliono intraprendere questa strada, benissimo, altrimenti gli rimane come fatto culturale. Cioè il poter ascoltare la musica e capire quello che si sta suonando, l'autore e roba del genere. Quindi noi diamo la possibilità, poi chi è intelligente, chi è bravo, chi vuole, ne può approfittare. Noi non è che rilasciamo lauree o diplomi, gli diamo la possibilità. E voglio parlare della scuola civica perché... vedete, tanti ragazzi che sono diplomati della banda poi sono diventati docenti della scuola civica, quindi da alunni automaticamente fanno le loro esperienze anche nella scuola vengono civica. Vengono integrati. Integrati, cioè sono loro che fanno lezioni. È chiaro che poi se viene il posto statale o roba del genere, chiaramente sono costretti, ovviamente per opportunità, sì. Però nonostante questo ci sono vicini, ci consigliano. E ci aiutano, questo è molto bello.
diamo opportunità ai ragazzi del posto e diamo nello stesso tempo ai professionisti del posto a fare esperienza di insegnamento. Molto bene, allora maestro, siamo pronti per ascoltare tre brani di John Williams, che è Indiana Jones il primo, Harry Potter e poi Star Wars, la saga. Prego. Thank you.
meravigliosi, direi, straordinari, Osvaldo. Allora, adesso invece vorrei chiederti le prossime iniziative del Concerto Bandistico Santa Cecilia di Castellabate. Che cosa farete nei prossimi giorni, minuti, ore? Allora, il Covid comunque ci ha bloccato, soprattutto per quanto riguarda le prove e la preparazione, perché per fare determinati spettacoli occorre prove. Vorrei aprire una parentesi a proposito di prove. Il maestro a volte si arrabbia, ma siamo un po' arrabbiati anche noi. Cioè, se vedete le condizioni in cui noi proviamo, veramente è fuori dal mondo. Cioè, noi proviamo praticamente in un corridoio, non abbiamo una sala prove nel vero senso della parola. Cioè, noi siamo stati anche in conoscenza con altre bande, con altre realtà, e quando vediamo i loro spazi rispetto ai nostri ci mettiamo quasi vergogna, insomma. E io penso che sia il momento di darci delle strutture, di trovare delle strutture almeno ampie. Non è possibile fare, i ragazzi lo sanno e ne soffriamo di questo, di provare nei corridoi, uno. Secondo, la possibilità di fare musica anche d'inverno, perché noi abbiamo un comune senza un teatro, un cineteatro, un palatenda, ci penalizza non solo noi, ma anche chi fa teatro, chi fa altre attività. Pure se volessimo ospitare un gruppo, noi siamo obbligati ad ospitarli d'estate e usare di questa location, per fortuna che c'è, che ci sia concessa. Ecco, dobbiamo pure valutare queste cose. Quindi il nostro lavoro praticamente del maestro è raddoppiato. Veramente siamo costretti, diciamo, in condizioni precarie. Però non ci abbattiamo e cerchiamo di andare avanti. E poi un altro aspetto, hai detto le possibilità, e anche dipende dalle possibilità economiche di poter, oltre al Covid, di poter organizzare determinate cose. Noi ne abbiamo fatte tante, abbiamo invitato cantanti lirici, abbiamo invitato maestri per i campus, abbiamo invitato maestri per i masterclass, abbiamo organizzato, come ha detto prima il maestro, il concorso Ruggero Leoncavallo, attività che quest'anno per il Covid noi non abbiamo potuto più organizzare, ma anche perché ci sono mancati un po', dobbiamo dire la verità, anche i fondi. Noi i fondi, come vi reggete? È opportuno dirlo. E noi ci reggiamo con le festività che si svolgono sul territorio, e anche queste sono venute meno. Mi dispiace dirlo con tanta franchezza, ma i comitati festa cosiddetti dei vari paesi, non ho capito qual è il motivo per cui il concerto bandistico non è adatto a svolgere il compito che magari altre band di altri paesi vengono. Io, è una domanda un po', scusa, non vuole Nemo essere una profeta in patria. Ecco, la mettiamo così, ecco, e lo dico, accettiamo. Infatti io sono di Agropoli, insomma, lo posso dire pubblicamente anche, certo, attraverso le mie telecamere, e Castellabate mi ha ospitato. Ma ad Agropoli, insomma, difficoltà ci sono, quindi purtroppo è così. No, Agropoli sono Agropoli, è giusto, no, che sia nel senso che Nemo profeta in patria, ah, sì, no? Sì, come a me piacerebbe fare qualcosa su Agropoli, ecco, vedi, hai tipo il cineteatro, utilizzarlo, visto l'organizzazione di una serie di festival, dove Castellabate è capofila, certo, perché è nato, certo, prima di tutti, poi con... e questo ci tengo a precisarlo, con la pandemia ci siamo organizzati noi del gruppo Cilento Channel Film Studio e abbiamo contattato attraverso le videoconferenze autori internazionali e abbiamo realizzato dei festival online. Perfetto. I quali festival potrebbero, insomma, poi spostarsi in presenza una volta terminato il Covid, come sta accadendo, me lo auguro, insomma, che continuerà la scia positiva, e quindi di conseguenza volerlo nelle varie località del Cilento. Perfetto. E anche il cineteatro di Agropoli era una richiesta fatta, una possibilità di poterlo gestire, mi è stato negato. Quindi, Osvaldo, purtroppo, ecco, Nemo profeta in patria. Però noi lavoriamo affinché, ecco, le cose possano cambiare, l'istanza all'amministrazione è stata lanciata, quindi un posto migliore, anzi, certo, un vero posto dove i ragazzi, la banda musicale Castellabate possa fare le prove e possa assolutamente migliorarsi sempre di più. Ne approfitto per salutare un amministratore del comune, un consigliere di minoranza, Luigi Maurano, che è presente, è comunque un'istituzione, quindi io ci tengo a salutarlo.
come pure naturalmente il sindaco di facente funzione di Castellabate, Luisa Maiuri, che ha dato la possibilità insieme a Elisabetta Martuscelli, pubblica istruzione, assessore alla pubblica istruzione, che ha creduto nel festival già 3 anni fa. E quindi andiamo adesso. Andiamo avanti, hai detto, voglio rispondere alla domanda, che cosa abbiamo appunto in programma. In programma, ripeto, per il Covid siamo, però abbiamo una cosa interessante e nuova, perché ci piace anche sperimentare, no? E quest'anno stiamo preparando col maestro la favola musicale Pinocchio, quindi una favola musicale dove ci sarà un narratore e con le musiche di sottofondo alla storia del famoso burattino, insomma, che accompagnano la narrazione. Avremo il piacere di avere come narratore Pierluigi Iorio, quindi tu lo conosci benissimo, sì, un attore di teatro a livello nazionale, internazionale, quindi avremo una figura, diciamo, carismatica anche per poter presentare questo progetto. Speriamo che piaccia al pubblico, magari speriamo di farle bene, e poi è un materiale questo anche magari per le scuole da poter sfruttare in seguito e portarlo in giro per le scuole, qualche teatro se ci chiamano, ecco. Molto bene, siamo nei tempi, quindi maestro Nicola Piovani, La vita è bella, e poi Umberto Scipione, che è il realizzatore della famoso Benvenuti al Sud, che ha dato a Castellabate maggiore, direi, visibilità. Non è che ha dato visibilità, perché Castellabate era già conosciuta, e quindi maggiore visibilità. Prego, maestro Leo Capezzuto.
Complimenti. Complimenti maestro e ragazzi. Allora, c'è un altro pezzo o mi sbaglio maestro? Allora rimaniamo all'impiedi, sono ancora due i pezzi, i brani musicali da svolgere, no? Dai, vieni qua, sì. Vieni qua Leo, vieni. È bello chiudere così, vi dico subito anche al pubblico presente che chiuderemo con l'inno nazionale, quindi tutti quanti insieme all'impiedi, cercando di immaginare questa straordinaria vittoria anche della nostra nazionale. Certo. Ci sentiamo per un attimo anche noi calciatori, diciamo così, no? Vabbè, naturalmente l'amore per la bandiera c'è sempre. Allora, dicevi il pezzo, aspetta che te lo lascio così parlate voi. No, niente, uno dei due brani era, abbiamo detto, l'inno nazionale, quindi sono due con l'inno. E l'altro brano è una marcia che si intitola Tutti Insieme. Sì, è una marcia Tutti Insieme, è scritta dal maestro Lorenzo Pusceddu, che è uno dei nostri ospiti quasi fissi dei nostri campus, possiamo dire, che ha ideato questo brano, che è composto praticamente da piccoli brani della musica lirica italiana, i più conosciuti. Li ha cuciti praticamente, li ha messi insieme facendo questa bellissima marcetta. Sì, è stato un po'. Ed è stato dedicato un po' alla ripresa delle bande, no? Dopo il Covid, la ripartenza del post-Covid. Ed è stato ideato dall'Arbaga, che è una società del Piemonte, sì, e hanno diritto, praticamente siamo stati scelti come banda a rappresentare la Campania a eseguire questo brano, cioè in streaming abbiamo suonato questo brano insieme a tante altre bande, di una banda per ogni regione. E questo è un orgoglio per noi, pochi giorni fa, il 16 infatti, sono arrivati ospiti da Torino, ci hanno fermato e detto ma voi siete la banda che ha aderito ad Arbaga Tutti Insieme, così? Sì. Quindi siamo onorati di questo, ecco l'occasione per salutare, per ringraziare Gianni per averci invitato questa sera a farci conoscere ancora di più se c'è bisogno. Voglio ringraziare il maestro Leo che ogni volta che si prova percorre numerosi chilometri per provarlo, facciamo arrabbiare tante volte, per lo manca uno o qualcun altro comunque, e ringrazio soprattutto i ragazzi che ancora una volta si sono prestati a questa bellissima prestazione. Il ringraziamento è tutto mio, io sono onorato per avervi ospitato, quindi grazie ancora. Maestro, davvero complimenti ai 33 musicisti, sì. Un applauso ancora più forte, grazie Osvaldo. Tutti insieme, allora ad ascoltare questo brano. Ci vediamo più tardi se volete, alla fine dei brani musicali, il festival continua con le proiezioni dei cortometraggi in concorso. Ciao a tutti.
ancora un altro applauso, davvero siete fantastici ragazzi, grazie, sono emozionatissimo, bravi.